Green Pass obbligatorio, niente concerti. È la dura posizione presa dal noto pianista Mario Mariani, l'artista pesarese di 51 anni e un affermato compositore che spazia dalla musica contemporanea alle esibizioni teatrali e in luoghi inusuali, scrivendo colonne sonore per cinema e televisione. Ha composto anche le musiche per il cinema di Venezia ed è l'ideatore e direttore artistico del Teatro Libero del Monte Nerone, un festival estivo che si svolge all'interno di un bosco ai confini tra Marche e Umbria. Nel 2010 portò un pianoforte a coda all'interno della Grotta dei Prosciutti, in cima al Monte Nerone, vivendo al suo interno per un mese e offrendo ogni giorno un concerto pubblico. In totale Mariani vanta un migliaio di concerti in tutto il mondo, ma ora dopo le pesanti ripercussioni provocate dalla pandemia che ha penalizzato anche il mondo della musica e dello spettacolo, si vede costretto a far fronte all'ennesima limitazione, il passaporto verde. Ho annullato diversi concerti che avevo e non ho più preso concerti nei posti in cui si chiede questa barbara e questa coercizione, quindi non voglio prestarmi a questo ricatto e... Non molti, ma diversi artisti la pensano come me. Naturalmente non quelli che hanno firmato quel disperato appello a Draghi chiedendo di riaprire i teatri al 100% in cambio di sottostare appunto a questo vile ricatto. E ha deciso anche di non rilasciare interviste ai vari giornali, perché? Certo, beh, naturalmente, visto che la maggior parte dei giornali sono dei servi, sono appunto megafoni, quindi di questo potere e del cosiddetto pensiero unico. Tra l'altro mi ricordo che prima di questa storia l'Italia è stata fatta questa classifica, era al 44esimo posto come libertà di stampa al mondo, sotto paesi come Burkina Faso. Ora credo che siamo veramente scesi molto molto più in basso. Quindi anche per non alimentare tutto questo, quindi parte della mia disobbedienza civile, obbedienza costituzionale, e anche nel non voler inviare più dei comunicati stampa e non fare più circolare queste notizie su dei giornali, su della stampa che fondamentalmente ha perso la mia stima per quello che loro può interessare, però ecco, non voglio fare parte quindi questo oscuro disegno. E ora lavorerà all'estero? Beh, ho già un paio di concerti, fortunatamente settimana prossima, Skopje e Tbilisi, e naturalmente non abbandono l'Italia, perché credo che invece questo sia un paese in cui siamo, come dire, una sorta di prima linea, siamo proprio una trincea, anche perché è l'unico paese, ricordo, l'Italia, in cui questa tesserina verde è un ricatto, che è una sorta di mobbing di Stato, che colpisce proprio gli stessi lavoratori. All'estero non c'è, le persone possono svolgere il loro lavoro. Ci sono delle restrizioni per quanto riguarda concerti, magari concerti con molta gente, teatri, cinema, ma le persone possono svolgere assolutamente nella maniera più tranquilla e più giusta il loro lavoro. Non si accetta un contraddittorio, ponendo sullo stesso piano ugualmente chi crede nella terra piatta, invece di un pensiero differente. Spesso pronti a lanciare strali sono gli artisti e gli intellettuali a chi minaccia i diritti umani, specialmente quando sono lontani. Nonostante tutto, secondo Mariani, l'emergenza sanitaria e le limitazioni imposte dal governo hanno portato ad un risvolto positivo. Vedo un certo risveglio da parte di tante persone. Io stesso collaboro con dei circoli, ogni città ha il suo gruppo di resistenza contro questa ingiustizia, contro questa forma anticostituzionale e antiumana. Io che sono di Pesaro collaboro con i cittadini liberi di Pesaro, c'è anche un sito a cui invito, cittadiniliberipesaro.org. Ogni settimana ci incontriamo, facciamo il punto, organizziamo delle manifestazioni. Siamo partiti in sette sul salotto di uno di noi in maniera molto carbonara, e facciamo degli incontri in cui ogni volta sono 100-150 persone. Nulla sarà come prima, e può anche essere un'opportunità per cui finalmente qualche cosa sia meglio di quello che c'era prima, che onestamente è molto da buttare e da dimenticare. Vecchia piccola pandemia, per piccina che tu sia, sei il perfetto strumento adatto per fotter quel che resta della democrazia.